Come non ricordare dinanzi a questo gigante che è San Pio, che si è posto alla scuola del serafico padre Francesco, quelle parole che Francesco sentì a Spoleto nel 1204, quando si preparava a scendere in Puglia per imbarcarsi per una crociata. Dove vai, Francesco? Il Signore sembra quasi che lo fermi e gli dice: ma ti accorgi della mia presenza? Ti accorgi? Sai qual è il senso della vita? Perché non diventi mio discepolo? Dove vai? Ce lo dice anche a noi oggi il Signore. Dove stai andando? Qual è la meta della tua vita? Cosa vale veramente per te? E Francesco risponde a questo alt di Gesù: che devo fare? La risposta non la riceverà a Spoleto, la riceverà in Assisi, a San Damiano. Va e ripara la mia casa, va e ripara la mia chiesa. E l'invito permanente e continuo del Signore che rivolge a noi Suoi discepoli missionari: va e ripara la mia casa dentro di te, va e ripara la mia casa nella tua famiglia, va e ripara la mia casa nella tua comunità. Affidiamo a Padre Pio questo compito bello, sublime, ma anche impegnativo, di essere discepoli missionari per ricostruire la casa del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.